Guarda, io credo che la migliore risposta che si possa dare anche a quello che sta accadendo in Calabria in queste ultime settimane, dalla vicenda di Tiberio Bentivoglio alla Roccisano, giornalisti, imprenditori, uomini politici, uomini delle istituzioni colpiti dalla criminalità organizzata in Calabria così come altrove. Il punto vero è promuovere la cultura della legalità. Una giornata come questa, Diamante oggi, promossa dall'amministrazione comunale, dalle scuole, che fa seguito alla grande iniziativa fatta con l'onorevole Bindi l'anno scorso, presidente della commissione antimafia, è il migliore modo per dire no a tutte le organizzazioni criminali. Quindi promuoviamo la cultura della legalità e interrompiamo questo rapporto, oserei dire, faustiano che c'è tra chi si collega all'andrangheta e ai poteri forti e chi invece non ci vuole stare. Insomma, Fausto, lo ricordo a me stesso, aveva fatto un accordo con il diavolo per assumere un grande potere, poi il diavolo gli ha portato il conto e si è preso l'anima. Chiunque fa accordi con l'andrangheta o con qualsiasi potere forte prima o poi deve pagare il conto. Quindi invece bisogna andare nella strada della normalità e del rispetto delle regole. Professor Antonio Nicaso, innanzitutto benvenuto. Lei che è uno storico, forse il più autorevole storico dell'andrangheta, in che cosa cambia il patto di sangue rispetto alle altre mafie? Ma l'andrangheta rispetto alle altre mafie ha una struttura basata sul vincolo di sangue, le altre mafie hanno una struttura basata su amicizie funzionali. L'andrangheta è diventata familista negli anni 60 quando sono arrivati i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e alcuni ndranghetisti, piuttosto che dividerne i proventi con gli estranei, hanno cominciato ad affiliare familiari e parenti per appunto spartire all'interno di una famiglia biologica i proventi di quei finanziamenti. L'andrangheta è soprattutto un sistema di potere, un'organizzazione basata su collusioni, su continuità, che punta molto sulla zona grigia e sulla capacità relazionale, capacità di stringere relazioni con chi gestisce denaro e potere. Oltre a questo rapporto di scrittura e professionale abbiamo capito che c'è un profondissimo rapporto di amicizia con Nicola Gratteri, insomma. Sì, noi siamo cresciuti assieme, i libri sono un'occasione per rivederci con più frequenza, condividiamo valori e principi, crediamo molto nel riscatto di questa terra, crediamo molto nei giovani e quindi quello che facciamo lo facciamo sempre in funzione di un investimento culturale su questa terra, con questi giovani che rappresentano il presente e il futuro della Calabria. Dottor Gratteri, lei ha un rapporto molto franco, diretto, abbiamo visto, con gli studenti, ma rispetto a questi ragazzi lei è fiducioso o è preoccupato? No, sul tema della legalità ovviamente. No, sui ragazzi ovviamente sono fiducioso e sono ottimisti. Il problema è poi da adulti cosa potranno fare, che opportunità avranno. E allora abbiamo bisogno di una scuola diversa, di una scuola a tempo pieno per cercare di trasmettere valori, ma soprattutto prepararli, istruirli perché possono capire il mondo degli adulti. Allora, nel suo libro, nel suo ultimo libro, Oro Bianco, si legge di una conversazione di un ndranghetista che dice: se questi si ribellano siamo fottuti, c'è una frase del genere. Sì. Ma lei questa ribellione la vede al sud? A che punto siamo, insomma? Ma oggi vedo una maggiore consapevolezza dei ragazzi rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, però questo non basta, ci vuole qualcosa in più. Ci vuole un sistema giudiziario diverso per rendere più efficiente il contrasto alle mafie e quindi in modo tale che i ragazzi si incoraggino a vedere un sistema che funzioni, a fare scelte di campo giuste. È stata davvero una bella mattinata, grazie al dottor Gratteri e al professor Nicaso, che abbiamo visto hanno un rapporto molto diretto, molto franco con gli studenti. Insomma, l'amministrazione comunale di Diamante insieme alla scuola è in prima fila per il contrasto all'illegalità e per la cultura della legalità. Sono molto soddisfatto della riuscita di questa bellissima manifestazione. Centinaia di ragazzi che sono i veri protagonisti, sono stati stamattina i veri protagonisti della manifestazione, che hanno ascoltato con le loro orecchie i danni che può causare la droga, la cocaina, la marijuana, addirittura con delle immagini fatte
vedere dal dottore Gratteri direttamente dai luoghi dove queste vengono coltivate, dalla Colombia, dal Perù, dall'America Latina, hanno sentito i danni che possono provocare nel corpo e nello spirito ingerire determinate sostanze. Credo che siano state veramente 2 ore che oggi non abbiamo perduto, ma 2 ore che siano state importanti per i giovani, per i meno giovani, per tutti noi e per tutta la comunità di Diamante. Noi siamo molto contenti di aver proseguito questo percorso sulla legalità che abbiamo iniziato, come tu sai, mi permetto di darti del tu, perché la stampa a Diamante ci ha sempre accompagnato, così come il comune e tutte le forze che interagiscono. E avere Gratteri significato per noi scendere proprio nella esperienza di vita, perché più che il magistrato, il dottor Gratteri ci ha comunicato quelle che sono state il sogno della vita, il sogno che è stato realizzato, e quindi per i nostri giovani è importante vedere che per seguire la cultura riusciamo a dare alla nostra regione una rinomanza e ad applicare quelli che sono i principi. Il dottor Gratteri ha fatto un appello proprio forte allo studio e all'applicazione. Ci ha bastonato come scuola, perché effettivamente dice ha bastonato benevolmente e in realtà ha richiamato i nostri studenti alla meritocrazia, forse ciò che al giorno d'oggi si è perduto di vista, una scuola troppo semplificata, anche se nella volontà del legislatore, soprattutto con queste ultime riforme, c'è una scuola che viene attenzionata, una scuola che segue gli studenti, non è più la scuola della nostra epoca in cui era un po' così, non si aveva questa importanza alla cittadinanza, alla nuova governance, a quella che è il dare pari opportunità a tutti i giovani, che è il significato della formazione. Quindi il dottor Gratteri ci ha richiamato questi che sono dei valori importanti. Molto sensibile a queste tematiche sempre,
e soprattutto ai nostri giovani, a tutti questi ragazzi che oggi sono qui ad accogliere, ad ascoltare con attenzione il professore Antonio Nicaso, giornalista, scrittore, esperto di criminalità a livello internazionale, e soprattutto mi sia consentito il dottore Nicola Gratteri, sul quale non mi soffermo, tanto nomini, nullum par elogium, ha scritto qualcuno. Andiamo avanti. Fra l'altro è una persona di grandissima modestia, l'ho sentito parlare in un'intervista televisiva nella quale addirittura a una domanda della giornalista ha risposto: quando ho tempo libero ogni tanto mi piace stare nell'orto ad andare a zappare la terra. Questo fa vedere la statura di questo nostro grandissimo conterraneo della terra di Calabria. Io voglio fare soltanto una riflessione molto breve, mi sia consentita. Qualche tempo addietro leggevo un fondo di uno giornalista e scrittore, il quale, facendo riferimento ad uno scritto di Emanuele Macaluso, metteva in evidenza le distanze abissali che ci sono tra un approccio serio alla mafia fondato su un'analisi storico-politica e sui rapporti trasversali della stessa con la politica, il potere, l'impresa, e la facinoria spesso e a volte caricaturale di alcune narrazioni. Della criminalità non si può parlare sorridendo come se si fosse un talk show televisivo. Non possiamo certamente compiacerci di paesi e di giovani che si svuotano perché scappano dall'arroganza dell'andrangheta. Noi abbiamo bisogno di narrazioni e di storie che siano capaci di raccontarci l'eroismo e la fatica di restare onesti, di rispettare le regole e le leggi, a partire da noi, dalle piccole cose, dalle fragilità, dagli urti. La Ndrangheta è quella violenta e onnipresente che è addirittura capace di avere dei risvolti eversivi, come qualche giorno addietro è stato detto in Senato dai vertici dei servizi segreti della Direzione Nazionale Antimafia in una audizione in Parlamento, è quella che è combattuta da magistrati come Nicola Gratteri, da giornalisti coraggiosi che vivono sotto scorta, da preti che fanno in pieno il loro dovere, da amministratori corretti e per bene, da donne che combattono contro la mala pianta, contro una società patriarcale, dalle mille formiche che ogni giorno cercano di mettere a posto quello che altri distruggono con violenza. Di questo, anche di questo, dottore Gratteri, è bene parlare oggi. Quando si parla di questo, di fronte a questi giovani, in una scuola e in una palestra di una scuola, che deve essere anche palestra di libertà, di democrazia, di legalità, significa amare questa nostra terra. Perché, come ha scritto qualcuno un po' di tempo addietro, si chiamava Albert Einstein, il mondo è un posto pericoloso, non per quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che guardano senza dire nulla. Benvenuto tra di noi, dottore Gratteri, e benvenuto tra di noi, professore Gratteri. Conosco bene il dottore Gratteri e posso testimoniare, io più di molti altri, questa nostra regione, che è molto rimanendo veramente a fare il magistrato. Ne sono un testimone popolare per tante cose che ci siamo detti insieme. Saluto anche io tutte le autorità civili, comunità scolastiche, religiose che sono qui. Una metà. Le persone più importanti non siamo, nemmeno
diceva prima la preside, tra me e il sindaco, che è più importante questa città. I ragazzi di Diamante sono le persone più importanti. Una sola metà. C'è una opera drammatica che io non so se la studierete, ma credo di sì. Faust è un personaggio di questa opera drammatica che fa un patto con il diavolo. Diventa uno dei comici più potenti del mondo, immaginate, a proposito di informazioni, informato di tutto, quindi durante la sua vita uno dei comici più potenti del mondo, se non il più potente. Ora guardate, tra i poteri forti come la Drangheta e i comici c'è un rapporto faustiano. Così come, come il diavolo ha portato il conto a Faust alla fine della sua vita, perché poi arrivate il diavolo, cioè il fatto è che tu mi dovevi dare l'anima, dammi l'anima ed è chiusa la partita, il diavolo può dare l'anima. Quando i cittadini, uomini, donne, giovani, chi governa, non solo le istituzioni democratiche di questo paese, fa un patto con i poteri forti come la 'Ndrangheta, ricordatevi che prima o poi arriva il conto da pagare. Ed è salato, è salatissimo. Perché a questi poteri forti bisogna consegnare la propria vita. L'iniziativa di oggi del dottore Grattelli, che è il professore di casa, va nella direzione di evitare che tra noi, tra voi, dei poteri forti ci siano patti. Buon lavoro, buona giornata. Vi ringrazio dell'invito. Torno in Calabria con piacere e con affetto. Scrivere libri con Nicola Grattelli significa ritrovarsi, significa rivivere i momenti in cui sia io e Nicola sognavamo di fare quello che oggi stiamo facendo. Siamo cresciuti assieme e siamo entrambi figli di famiglie molto modeste, ma di famiglie di grande coerenza e di grande onestà, che sin da quando eravamo bambini abbiamo scelto di evitare ogni scorciatoia e ogni compromesso. Nicola è rimasto, io invece sono andato a vivere dall'altra parte dell'oceano, tra Canada e Stati Uniti, perché in Calabria non riuscivo a trovare lavoro. E per evitare di cedere alla logica del compromesso, perché ricordo con grande dispiacere che tutte le volte che mi presentavo da qualche parte, la domanda che mi dava più fastidio era quella: a cui appartieni, cioè a chi appartieni? E siccome io avevo perso mio padre, che tra l'altro era siciliano, quando avevo 4 anni, facevo fatica a dire sono figlio di questo, sono figlio di quest'altro. E allora sia io che Nicola, che non potevamo dire di essere figli di qualcuno, ma potevamo soltanto dire di essere figli onesti, ci siamo soltanto aggrappati allo studio, alla voglia di crescere, alla voglia di fare qualcosa per la società. Io l'ho fatta andando a vivere dall'altra parte dell'oceano e oggi insegno in un'università della California, in un'università del Canada, e faccio quello che ho sempre sognato di fare, insegnare e scrivere. Nicola è rimasto con grande coraggio, con grande coerenza per combattere la 'Ndrangheta anche sul piano culturale, nella terra in cui è nato, nella terra delle radici, nella terra dove io e lui abbiamo un grande affetto, un grande legame, perché in questa terra abbiamo lasciato gli affetti esclusivi, i nostri genitori che sono al cimitero e che ci ricordano sempre fortemente questo nostro impegno con la Calabria e questo nostro impegno alla coerenza nella lotta alle mafie. Dicevano bene il sindaco, la dirigente scolastica, l'onorevole Magorno, della necessità di conoscere, della necessità di capire le mafie. Le mafie, vedete, per comprenderle bisogna innanzitutto partire dalla decostruzione del mito, perché le mafie costruiscono ideologicamente la loro immagine e quindi pensano di essere rivoluzionarie e pensano di essere delle organizzazioni che almeno nel passato sono state dalla parte dei deboli contro i forti o dai
balzare via ogni interpretazione culturalista. Le mafie non sono il prodotto di una mentalità, è il prodotto di un territorio. Se la 'Ndrangheta è attecchita e regina d'attecchire in Calabria, non è perché in Calabria c'è gente che è geneticamente tarata. Se noi andiamo a studiare le mafie, noi scopriamo che all'inizio almeno la 'Ndrangheta, così come la camorra, erano ladri di galline. Ladri di galline che sono stati però legittimati e riconosciuti socialmente. Perché per esempio noi che facciamo lavoro di ricerca e quindi trascorriamo molto del nostro tempo negli archivi, sia io che Nicola Gratteri, a spulciare i faldoni dell'archivio dell'Ottocento, sapete che cosa troviamo? Troviamo tante lettere e tanti attestati di benemerenza che gli uomini a cui questa terra è intitolato piazze e strade scrivevano per far evitare ai mafiosi i provvedimenti di ammonizione che sono le attuali misure di prevenzione. Cioè tutti i grandi illustri calabresi del passato, quelli a cui abbiamo intitolato le piazze, quelli a cui abbiamo intitolato le vie, firmavano gli attestati di benemerenza sostenendo che pezzi di malacarne, uomini che avevano ammazzato, uomini che avevano praticato tutte le estorsioni possibili e immaginabili, fossero persone per bene, incapaci di commettere reati contro la proprietà, incapaci commettere reati contro la persona, e venivano descritte come uomini buoni, uomini laboriosi, uomini che mantenevano l'ordine. Ecco, se noi facciamo un passo indietro, noi per restare in Calabria dobbiamo soltanto ricordare una cosa, ed è una cosa che io e Nicola Gratteri abbiamo scritto per primi in un libro, Fratelli di Sangue, e che pochi conoscevano, ma quando non c'era una legge sullo scioglimento dei consigli comunali, il ministro dell'Interno nel 1869 ha sciolto, ha azzerato il consiglio comunale di Reggio Calabria. E lo ha azzerato perché? Perché le famiglie che si contendevano il potere amministrativo di Reggio Calabria, in un momento storico in cui Reggio Calabria doveva varare il piano regolatore generale e doveva prendere in esame il progetto della demolizione o non demolizione del castello aragonese, e doveva prendere in considerazione il progetto dei lavori del porto, ecco, queste due famiglie che si contendevano il potere amministrativo utilizzavano la violenza, come solo le classi dirigenti sanno fare, per scoraggiare il voto degli avversari. E nel 1869 un deputato al Parlamento è stato sfregiato, un medico è stato sfregiato, un sindaco è stato sfregiato, ci sono stati brogli elettorali, e questa famiglia di Reggio Calabria, per portare avanti questa strategia, ha utilizzato una setta di accoltellatori che era guidata da un certo Francesco De Stefano, di spirito santo e sbarre, cioè praticamente un antenato degli attuali De Stefano, che già nel 1869 controllava Reggio Calabria. Vedete, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, la Camorra, sono tutte organizzazioni che hanno avuto continuamente rapporti con il potere. Si diceva bene che c'è bisogno di buone pratiche e non bisogna generalizzare, perché ci sono tantissime persone oneste ed è dalle persone oneste che bisogna partire. Però vedete, nella storia delle mafie noi possiamo benissimo dire che per esempio Cosa Nostra è un fenomeno di classi dirigenti sin dalle origini, mentre la 'Ndrangheta e la Camorra, che hanno estrazioni plebee, classe dirigente, sono diventate nel tempo e col tempo, grazie proprio al rapporto sinergico con certa politica, certa imprenditorialità, certe professioni. Perché è assurdo pensare al successo, alla longevità delle mafie senza il rapporto con la politica. Noi diciamo spesso che la mafia o le mafie senza il rapporto con il potere sarebbero come il caffè senza la caffeina o il latte senza il latte.
territorio. E allora vedete, per comprendere le mafie intanto bisogna spazzare via l'interpretazione culturalista che certa sociologia americana ha voluto utilizzare per spiegarci le mafie. Mi riferisco a Robert Putnam, ad Edward Banfield, quando parlava di favorismo morale o di mancanza di senso civico dei meridionali. Perché vedete, molti dimenticano che mentre al nord, e io non sono neoborbonico, ma mentre al nord non c'erano ancora le società cooperative, in Sicilia, durante i fasci siciliani, sul finire dell'Ottocento, i contadini si riunivano per chiedere l'affittanza collettiva per superare il problema e il fenomeno della mezzadria. Ed era quella la strada da intraprendere, era quella la strada della riforma agraria che avrebbe dovuto garantire condizioni di benessere nel sud d'Italia. Ed invece non è successo. Sapete perché? Perché quella fantastica esperienza, seconda per importanza soltanto alla Comune di Parigi, è stata soffocata nel sangue grazie alla repressione ordinata dal governo Crispi in collaborazione con la mafia. Perché le mafie in quel periodo esprimevano i gabellotti, i mediatori, e quindi era molto più facile stabilire rapporti di mezzadria con un possidente piuttosto che con una cooperativa di possidenti. Era questa la logica dei fasci, la logica di poter mettere assieme delle realtà come quelle dei piccoli contadini. Una verga da sola si spezza, due verghe si spezzano con maggiore difficoltà, un fascio di verde è difficile da applicare. Allora vedete, per comprendere questo fenomeno non bisogna pensare alla mancanza di senso civico, ma bisogna piuttosto pensare a questo rapporto sinergico che si è creato grazie a certa politica che ha sempre cercato di fare quel patto col diavolo di cui parlava l'onorevole Magorno, quel patto che garantisce la sopravvivenza appunto e la continuità nella gestione del potere. E allora vedete, vi prego di... Allora, pensando a questa descrizione delle mafie, vedete, le mafie non sono delle isole, non vivono da noi, ma vivono tra noi e in mezzo a noi. Ecco l'importanza della famiglia, ecco l'importanza della scuola, ecco l'importanza di credere in progetti concreti di cambiamento e di sviluppo. Perché vedete, non è possibile pensare alle mafie come qualcosa di diverso da noi. Io ho cominciato ad occuparmi di mafie quando avevo 6 anni. Sapete perché? Perché il padre del mio compagno di banco è stato ammazzato perché si era rifiutato di comprare il ferro dai mafiosi che controllavano la zona. E quindi io a 6 anni ho vissuto l'esperienza tragica del mio compagno di scuola come una tragedia collettiva che mi ha costretto a chiedere. E quando io sono andato a chiedere a casa perché era stato ucciso il papà del mio compagno di scuola, la risposta che ho avuto è stata evasiva. Mi hanno detto: lo hanno ammazzato come un cane, perché lo hanno ammazzato in mezzo ad una piazza e nessuno ha visto, nessuno ha parlato, nessuno ha collaborato con le forze dell'ordine. 30 persone hanno preferito trascorrere 48 ore in carcere piuttosto che raccontare, parlare, descrivere e indicare l'uomo che aveva ucciso quella persona onesta. E in quel momento io ho deciso di fare delle scelte di campo, perché c'era da scegliere da che parte stare, se stare dalla parte della consapevolezza o se stare dalla parte dell'indifferenza. Stare dalla parte dell'indifferenza è la peggiore delle scelte. Gramsci diceva: odio gli indifferenti. Perché vedete, le mafie si affermano per 2 ragioni: perché c'è una
piccola percentuale di professionisti, di politici che li sostengono, e c'è una larga maggioranza di gente indifferente, di gente silenziosa, di gente che non ha il coraggio di gridare, di parlare e di combattere le mafie. Le mafie non portano sviluppo, anche quando garantiscono un posto di lavoro, è un posto di lavoro che diventa ricatto. E guardate che combattere le mafie significa aumentare il PIL, significa aumentare l'autostima, significa dare possibilità di sviluppo ad una terra che dovrebbe partire dalla storia e dalla geografia per poter rilanciarsi e per poter guardare al futuro con grande ottimismo. Io che vivo e lavoro in California vi posso garantire che ci sono pochi posti come la Calabria. Perché io dalla Calabria non sono mai partito, perché per me la Calabria è geografia dell'anima, non è territorialità, non è fisicità. Non mi manca la Calabria perché io la Calabria ce l'ho dentro, e in ogni momento della mia vita quando guardo qualcosa la confronto e la raffronto alla Calabria, e il nostro paesaggio, le nostre potenzialità, la nostra capacità di poter raccontare una storia che è unica, millenaria, dovrebbe garantirci un futuro, una stabilità, una ricchezza. Io ricordo quando insegnavo nel Vermont, un giorno mi dissero c'è la possibilità di andare a vedere la pietra più antica del mondo, e c'erano frotte di giapponesi che riempivano i pullman per andare a vedere la pietra più antica del mondo, e guardate, era una pietra che secondo me non aveva nulla di antico, ma erano riuscita a commercializzarle, a fare un lavoro di marketing straordinario, che era qualcosa che in Calabria può essere dappertutto, ma il problema della Calabria è l'incapacità, purtroppo, di autopromuoversi, l'incapacità di entrare in progetti di sviluppo. La Calabria non deve essere un alibi, perché noi abbiamo la forza, la capacità, abbiamo gli elementi, abbiamo le risorse per poter cambiare questa terra, e noi dobbiamo aggrapparci alle persone che amano le buone pratiche, le buone leggi, per poter combattere la 'ndrangheta con la forza della parola, con l'esempio, con la testimonianza, con lo studio, con l'impegno, con la coerenza, evitando le raccomandazioni, evitando le scorciatoie. Abbiamo la possibilità di farcela, perché abbiamo persone che danno lustro a questa terra, che sono esempi concreti, ed è a queste persone che noi dobbiamo guardare per poter pensare e sperare in un'altra Calabria. La 'ndrangheta non deve, non può essere un alibi, perché vedete, spesso noi facciamo questo errore: la 'ndrangheta non mi tocca, la 'ndrangheta fa cose che a me non interessano, la 'ndrangheta è diversa ed è lontana da me. Ma non è così, non è così. La 'ndrangheta non si combatte soltanto con le sentenze e con le manette. Noi per esempio abbiamo avuto la fortuna, abbiamo avuto la possibilità, io e Nicola, di scrivere la voce sulla criminalità organizzata nell'enciclopedia Treccani, quella enciclopedia che da bambini sognavamo di comprare ma non avevamo i soldi per poterla comprare. E per la prima volta, quando ci hanno detto volete scrivere sulla enciclopedia Treccani, io e Nicola, figli di nessuno, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ma tu immagini, noi andremo a scrivere una voce sulla enciclopedia Treccani, cioè su quell'enciclopedia che sognavamo da bambini e che vedevamo magari nella casa di qualche nostro amico che era figlio di qualcuno e aveva la possibilità di acquistarla. E sapete che cosa abbiamo scritto in questa voce sulla criminalità organizzata? Abbiamo scritto che ci può essere corruzione senza mafia, ma non c'è mafia senza corruzione. Bisogna entrare nella testa delle persone, bisogna parlare.
imparare ad essere coerenti, ad essere onesti, e non dobbiamo essere coerenti ed onesti perché c'è una legge che ci impedisce di rubare, o ci impedisce di andare a chiedere la raccomandazione, o ci impedisce di trovare scorciatoie. Dobbiamo imparare, lo dobbiamo imparare a scuola, nella famiglia, che ci sono delle cose che non si possono fare. Perché è l'etica, è l'onestà e la coerenza che ce lo impedisce. Quell'etica, quell'onestà e la coerenza che io e Nicola abbiamo imparato da bambini, soffrendo, mangiando pomodori col tonno quando siamo andati all'università e facendo sacrifici inenarrabili per poter fare e per poter sognare quello che oggi stiamo facendo. Ma vi posso dire una cosa, Nicola Gratteri, che per me non è l'autore dei libri, ma per me è mio fratello, è mio amico. Guardate, Nicola Gratteri, che oggi viene scortato e viene scortato l'89, è l'uomo più libero del mondo. È l'uomo più libero del mondo. Io non conosco un uomo più libero di Nicola Gratteri. Perché? È la possibilità di pensare ciò che si dice ed è la possibilità di essere liberi in un momento in cui anche una stretta di mano può sembrare compromissione. C'è gente che pensa di accostarsi a Nicola Gratteri e pensa di poterselo fare amico perché Nicola Gratteri quello potrebbe garantire e proteggere. Nicola Gratteri è una persona coerente, una persona che non conosce il condizionamento ambientale, una persona libera, una persona che fa il proprio dovere, il proprio lavoro con coerenza e onestà. E questo perché? Perché non è andato mai a bussare alla porta di nessuno, perché è stato sempre coerente. E quella coerenza io l'ho condivisa quando purtroppo ho lasciato mio fratello. Guardate, chi di voi ha parenti che sono emigrati, vi posso dire una cosa, l'emigrazione non è facile. Andare via e lasciare gli affetti esclusivi, gli amici, imparare un'altra lingua, ricominciare da capo, come ho fatto io a 27 anni, non è facile. Ma io l'ho fatto proprio perché non avevo nessun interesse di cedere alla logica del compromesso. Mi dicevano sempre, ma tu non hai la tessera di questo, tu non hai la tessera di quest'altro, tu non sei legato a questo, tu non sei legato a quest'altro. Potevo farlo, non l'ho fatto, sono felice di non averlo fatto perché io in Calabria torno spesso e torno con la forza della mia coerenza. E vedete ragazzi, quando si parla di mafia non si parla di qualcosa di astratto, ma si parla di piccole cose concrete, come rispettare la segnaletica, come avere rispetto per i vostri insegnanti, come avere rispetto per voi stessi che siete chiamati a studiare e siete chiamati a pensare e a sognare. Non smettete di sognare, ma soprattutto non smettete, vedete, di imparare. Quando Dante arriva nell'ultima parte del paradiso, deve descrivere la beatitudine e deve descrivere Dio. E come ci descrive Dio, Dante? Come un volume che contiene tutto ciò che nel mondo si squaderna. Ci descrive Dio come la biblioteca delle biblioteche. E allora vedete l'importanza della memoria, l'importanza dello studio, l'importanza della conoscenza. La conoscenza è un'arma importante per combattere le mafie, la conoscenza e lo studio è un'arma straordinaria per farcela e per superare tutte le difficoltà, ma soprattutto, vedete, la coerenza e la conoscenza sono due armi importanti per essere liberi, per restare liberi e per poter guardare negli occhi tutti quanti senza doverli abbassare. Grazie. Buongiorno ragazzi, so che siete stanchi perché siete seduti qui da almeno 1:30.
se avete altri 20 minuti di pazienza e poi ve ne andate. Vi vorrei raccontare un paio di cose che riguardano voi. Naturalmente, non prima di salutare le autorità presenti, ringrazio l'onorevole Magorno, che è quello che ha insistito sulla mia presenza qui, il sindaco e il dirigente scolastico. La prossima volta fate cose meno pompose. Tutte le persone in prima via lasciatele lavorare, non li sequestrate, non invitatele, che devono fare cose più importanti. Volete dimostrare che siete bravi e capaci, ma non c'è bisogno di questo. Mi ha fatto piacere, quando lei ha parlato dei ragazzi, dire che qui ci sono due istituti, l'istituto agrario e l'istituto alberghiero. L'istituto agrario e l'istituto alberghiero sono due scuole importanti, importantissime per la Calabria. Questo è il futuro della Calabria. È importante perché voi, rispetto agli altri, sarete quelli che sicuramente troverete un posto di lavoro e un'occupazione. Dicevo, per me è importante essere qui, come faccio ormai da quasi 30 anni. Io ho 30 anni che sono in magistratura ed è da 30 anni che vado nelle scuole. Anche ovviamente 30 anni fa, 28, 25 anni fa, quando andavo a parlare alle scuole non c'erano i giornalisti, non c'erano le telecamere, perché non ero di moda. Oggi sono di moda, oggi sono una soubrette. Dove vado io ci sono le telecamere, ci sono, perché mi invitano dappertutto. Ma io sono rimasto sempre uguale, sono rimasto sempre con l'idea di confrontarmi con voi ragazzi. Per me, per quella che è la mia esperienza di vita prima che di magistrato, vi dico che la cosa più importante, naturalmente ripetendo l'obietà, è la famiglia. È fondamentale la famiglia. Voi oggi alla vostra età vedete la famiglia come qualcosa che vi tappa le ali, che vi impedisce di respirare. Perché voi state vivendo la famiglia, la casa, come vorreste, con un ostello, cioè entrare in casa solo per dormire e per mangiare. Quindi nel momento in cui la mamma o il papà vi chiedono qualcosa, come è andata a scuola, hai fatto i compiti, vi irrita questo, perché per voi è un controllo, per voi è uno sbarramento a quella che è la vostra libertà, a quella che è la vostra ribellione. Vi mancheranno tanti i vostri genitori quando non li avrete più, come mancano tanto a noi. I genitori sono le uniche persone che non vi tradiranno mai. Dagli altri aspettatevi tutto, da tutti, ma non dai vostri genitori. Quindi riflettete, pensate, i vostri genitori sono fondamentali e importanti. Io ad esempio, come di caso, siamo due persone fortunate. Siamo fortunati perché siamo nati in famiglie di genitori onesti. Se io fossi nato 100 metri più sotto, io oggi sarei un capomafia. È fondamentale la famiglia. Se in una famiglia ci sono i genitori bestemmiano, da grandi, i figli al 99% saranno bestemmiatori. Se in una famiglia si fuma, i figli al 99% saranno fumatori. Se in una famiglia si parla di valori, si parla di morale, all'interno i figli saranno persone per bene e oneste, che avranno un'etica, una morale. Un altro passaggio importante e fondamentale per voi è la scuola, immediatamente dopo. Voi dovete cercare di relazionarvi con gli insegnanti, ma non tutti, perché purtroppo non tutti gli insegnanti meritano la vostra fiducia. Cercate di avvicinarvi a quegli insegnanti
che paradossalmente mi fanno paura, quelli che mi caricano di compiti. Quelli sono ancora insegnanti che si emozionano per il loro lavoro, insegnanti che sentono l'importanza del loro lavoro. Denunciate quegli insegnanti che mentre vi danno il compito si leggono il giornale o che sistematicamente entrano a scuola con un quarto d'ora di ritardo, quegli insegnanti che con la febbre 37 la linea stanno da una settimana a casa, che vanno avanti con certificati medici falsi. Quelli sono la rovina della scuola, sono la vostra rovina, perché purtroppo ci sono insegnanti che insegnano italiano e non conoscono lingua italiana. E ci sono dirigenti scolastici che non hanno la forza, la tenuta e il coraggio di aprire una procedura di licenziamento. I licenziamenti sono più ipotesi di stagione. Però detto questo, la scuola è importante, è fondamentale e va a braccetto con la famiglia. Dottor Grattelli, sì. Chiedo scusa. Che è successo? No, niente, noi l'abbiamo il coraggio, il giudice ce lo rinvia. Aspetta. Quando una cosa è importante, dite ai vostri genitori, io dico sempre ai genitori, dico sempre alle mamme e ai papà di lasciare in pace gli insegnanti ad insegnare. Quando un figlio viene a casa e dice alla mamma: sai mamma, io meritavo 7, però cioè 8 mi pare buono sia, però mi ha messo 6, semplifico con i numeri, e il mio compagno di banco che ha preso un voto in più rispondendo meno di me. Allora la mamma, che non è una brava mamma, cosa fa? Soprattutto per il senso di colpa che ha, perché non ha tempo da dedicare al figlio, amore, e in cambio gli compri il telefonino 700 euro. Non è questo 200 euro. Cosa fa la mamma? Va la mattina a scuola e sequestra il dirigente scolastico, e per forza di cose deve parlare in quel momento con l'insegnante, perché ieri il figlio ha avuto un voto in meno. Questo non è democrazia, questo è impedimento nei confronti degli insegnanti e degli insegnanti. Le mamme devono fare le mamme, gli insegnanti e gli insegnanti. Quindi state a casa. Detto questo, cercate di interagire con gli insegnanti, cercate di parlare con gli insegnanti, perché sono fondamentali per la vostra formazione. La lingua italiana, ricordatevi che si insegna e si impara in scuole elementari e scuole medie, poi non c'è più niente da fare. Ci sono poi, purtroppo, ahimè, noi, gente laureata, che vengono in udienza e dicono: se io avrei. Allora, approfittate di questi anni per formarvi. Tra poco molti di voi andranno all'università e poi faranno un concorso. Mi permetto di darvi qualche consiglio. Un concorso non si prepara in 5 mesi, 6 mesi, cioè dal bando fino ad andare a sedersi a fare i quiz, d'accordo? Un concorso si prepara dalle scuole elementari, cioè un concorso si prepara studiando ogni giorno in modo sistematico, altrimenti non lo supererete il concorso. Vi dico perché, non superi il concorso. Allora, intanto cercate di abituarvi nel pomeriggio di dare il telefonino alla mamma e dire: ridammi il telefonino fino a stasera alle 19, alle 20, prima non me lo dare. Chiunque chiama, digli che non ci sono.
e poi uscite una volta a settimana. Seguitemi. Vi dico, vi rispondo a questo nostro coro tra poco e vi dico che fine farete. Vi dico che fine farete. Allora, io vi consiglio di studiare nel pomeriggio almeno 4-5 ore. Se mi lasciate in 6 minuti vi spiego questo concetto che vi ritornerà in testa fra 10 anni. Guardate, io vi dico studiate in questo modo. Io quando andavo all'università sapete cosa facevo? Stavo in pigiama, riempivo il frigorifero di yogurt, booster, sottaggetti, per non avere la tentazione di uscire, e uscivo solo quando dovevo andare o a lezione o dare esami, ma stavo anche 15 giorni dentro casa senza uscire. E molte volte mi addormentavo con la termocoperta accesa, con un libro sul letto, una notte si è incendiato la termocoperta e mi sono svegliato tra le fiamme. Ma che sono incidenti che capitano a tutti gli studenti, e noi come professore di casa abbiamo dormito in case senza imposte, con fessure alle pareti, ai muri di case fatte di pietra e terra, anche di 10 centimetri, abbiamo dormito là dentro, perché non potevamo permetterci altro. Studiavamo 10-12 ore al giorno, ma in modo sistematico ogni giorno. Sapete cosa è accaduto? Mi sono laureato, sono andato all'Università di Catania, allora non c'era università in Calabria, né potevo né volevo andare a Messina, perché Messina era un pezzo della provincia di Reggio Calabria ed era gestita dai figli degli indraghetisti, e quindi volevo cercare un posto dove, visto che ne avevo vista tanta di indragheta, perché quando io facevo la scuola media e poi il liceo andavo a scuola con l'autostop, e durante il viaggio ho visto tanti monti a terra e ho visto davanti la scuola media a Lotri i figli degli indranghetisti che si comportavano come voi dite oggi da bulli, ma erano oltre, andavano oltre, erano piccoli indranghetisti. Quindi ho sopportato, ho visto questo, ho detto da grande devo fare qualcosa per la mia terra, devo fare qualcosa per cambiare questo. Però torniamo alla scuola, è un concetto importante. Quindi io vi consiglio questo. Quando vi iscriverete con l'università, chi si iscriverà di voi, poi a maggio, giugno, luglio ci sono gli esami. Io insegno a Reggio Calabria, all'Università di Reggio Calabria, una materia che si chiama Economia della criminalità. Spiego i modi di arricchimento delle mafie, estorsione, usura, bancarotta, riciclaggio, traffico di cocaina, rapporto mafia politica, la tecnica di indagine sugli appalti, misure di prevenzione, un corso che abbraccia tutto l'universo della mafia nostra. Però la prima lezione non parlo di mafie, parlo dei ragazzi, parlo di loro, del loro futuro, e gli dico attenzione, quando a maggio, giugno, luglio oltre il 18-20 non andate, lasciate subito l'università. L'università non fa per voi, vuol dire che la vostra intelligenza, la vostra attitudine non fa per quel tipo di studio. Quindi lasciatela subito l'università. Laurearsi con 4-5 anni di ritardo, laurearsi con la media del 22-24 non serve a nulla, sarete destinati, quella laurea sarà la vostra bomba psicologica, perché vi sentirete dei falliti, dei depressi, e vi nutrirete di psicofarmaci, perché non riuscirete a trovare nessuna collocazione. Oggi i concorsi che 20 anni fa si facevano, c'erano dei posti dove venivano banditi dei concorsi dove bastava la terza media, oggi ci vuole la laurea. C'è gente con 100 che non riesce a superare i quiz, d'accordo? Quindi voi immaginate a presentarvi con una media del 18-20, cioè partire da con 80, non andate da nessuna parte. Allora io vi consiglio, lasciate subito l'università e incominciate a imparare un mestiere, a imparare un'arte,
quando la dirigente scolastica mi ha detto ci sono dei ragazzi dell'istituto alberghiero di Stato e l'istituto agrario, ho fatto un sospiro di sollievo e voi sarete i primi a lavorare, però sempre e comunque dovete studiare, perché se no potete farete solo i camerieri o solo gli operai in un vigneto o in un uliveto eccetera. Voi dovete ambire, aspirare di più a quel punto. Se siete alla scuola alberghiera dovete ambire ad aprire un'attività turistica, non fate di turismo predatorio come si sta facendo ora in Calabria, ma un turismo intelligente che interagisce con i beni culturali, ambientali e paesaggistici. Noi abbiamo bisogno di gente intelligente, capace di sfruttare il sole, il mare, l'acqua, la terra, i prodotti calabresi, saperli poi vendere, saperli poi presentare. E quindi io credo molto in questi due istituti, fondamentali per lo sviluppo di quest'area. È da qui che dobbiamo partire, sono queste le cose che già abbiamo e che possiamo fare, ed è fondamentale, però fatelo bene, non state andando in una scuola di serie B, agraria, è difficile agraria, io sono un appassionato, sono un esperto agricoltore, ho della terra, adesso ho piantato quasi 500 piante di bergamotto, a giorni comprerò un nuovo trattore, io sono un malato di terra. Perché la terra per me è il mio psichiatra, è quello che mi consente di riposarmi, di ragionare e di rilassarmi. Non c'è cosa più bella della terra, della natura, del coltivare. Allora non vi sentite studenti semplici, però studiate. Perché dovete essere bravi, gli imprenditori agricoli, con una cultura, con culture intelligenti, biologiche, nel rispetto della natura. E poi vedrete che faremo la differenza col resto d'Italia e col resto del mondo. Abbiamo una grande biodiversità e possiamo fare cose che in altri posti non si possono fare, non riescono a fare. Quindi sono contento che avete fatto queste scelte. Però studiate e fatelo con intelligenza. Agli altri, quelli del liceo classico ad esempio, non vi accontentate oggi del 6, perché poi non ce la farete. Se voi prendete 6 oggi, quando poi vi iscriverete a giurisprudenza, non riuscirete poi a prendere 30, 27, 28, anche perché il 30 di oggi è il 27 di 30 anni fa, e il 18 di oggi era bocciatura 30 anni fa, 40 anni fa, perché? Perché purtroppo le riforme della scuola e dell'università prendono soldi in base al numero degli iscritti, e quindi c'è un accaparramento agli iscritti, e questo è un male, non abbiamo bisogno di numero di massa. Quando io poi ho fatto questo discorso si è alzato un professore che voleva fare l'ideologo, voleva 3 minuti di celebrità, ha cominciato ad attaccarmi a parlare di diritto allo studio, eccetera, il signore, sto parlando della salvezza di questi ragazzi, non mi venga a parlare di diritto allo studio, che ne ho passato nella mia vita di soprusi e di ingiustizie che non potrei scrivere. Ragazzi, studiate, costruite il vostro futuro da questo momento, siete già grandi e gli anni volano, costruitevi ora il vostro futuro. E adesso, prima di concludere, vorrei altri 10 minuti farvi vedere dei video che io e il professore Nicaso abbiamo fatto quando abbiamo scritto il libro, prima il libro Oro Bianco. È un libro a noi molto caro perché ci è costato tantissimo tempo, ma soprattutto tantissimi soldi, perché la Mondadori non ci ha pagato per le spese in giro per il mondo. Io per questo lavoro che faccio ho girato tutti i
paese del Sud America, Centro America, Nord America e Europa. Il professore Nicaso per motivi di studio siamo stati anche in Africa. Ma per questo libro siamo stati i ospiti una settimana nella foresta amazzonica, anzi prima nella selva colombiana, faccia partire il primo video. Siamo stati ospiti in una, può anche togliere il video, con lui all'audio, lo può togliere perché parlo in spagnolo, tolga l'audio. Allora noi stesso stiamo entrando, mi metto da questo lato così non mi disturbo, noi stesso stiamo entrando in questa scuola dove ci sono circa 4.000 ragazzi più o meno della nostra età, che si addestrano, che stanno facendo un corso di addestramento per combattere i trafficanti di cocaina o per combattere i terroristi colombiani. Dove in Colombia c'erano fino a poco tempo fa circa 40.000 terroristi delle FARC, di ispirazione leninista marxista, e c'erano circa 20.000 uomini delle AUC, che sono i paramilitari di destra. Ora vi dico, poi c'è stata la pacificazione con il governo colombiano. Il governo colombiano che sta facendo di tutto per chiudere la partita con i terroristi, perché la gente è stanca, da 60 anni che c'è una guerra all'interno della Colombia, e sinora sono stati uccisi 250.000 persone con attentati, bombe eccetera. Pensate che 7 anni fa, mentre ero a Bogotà, c'è stato un attacco al tribunale di Bogotà e sono stati ammazzati 6 colleghi, 6 magistrati. E infatti adesso, passi al secondo, c'è un muro più alto del tribunale, quando il magistrato interroga non si conosce il nome e si viene cambiata la voce, e poi non c'è il nome del magistrato fuori la porta. Questo che voi vedete simula un elicottero. Noi siamo stati qui col professor Nicaso in questo campo, e lì questa è una torre alta 90 metri perché simula la foresta amazzonica, cioè ci sono gli alberi alti 90 metri con un diametro anche di 15 metri. Ovviamente questo, da qui si calano con le corde e simula di scendere nella foresta amazzonica. Passiamo all'altro video. Devo cercare di non stancare i ragazzi. Ora, queste che voi vedete, una piantagione, sono delle piante di coca. È un campo sperimentale, perché in queste piante di coca la cocaina, poi finita, parte, l'estrazione parte da queste foglie. Questi sono degli alberi che hanno 8 mesi, 7 mesi. Sono gli arbusti, sembrano delle piccole piante di nocciolina. Passi all'altro video. Allora, questa che voi vedete, questo è il comandante della scuola. Qui ci sono 10 tipi di piante di coca e apparentemente sono delle piante tutte uguali. Nella realtà queste piante cambiano l'una dall'altra. Ad esempio la migliore, quella che rende di più, è la boliviana blanca, perché si possono fare 3 raccolti l'anno. Lui ci sta descrivendo queste piante. Passi all'altra. Ora, lui ci sta facendo vedere come riconoscere una pianta dall'altra, dal gambo, dalla viscosità del gambo, perché le foglie sono uguali tra una pianta e l'altra, quindi dalla viscosità del gambo noi riusciamo a capire il tipo di pianta. Passiamo all'altra. Ora vi faccio vedere come si produce la cocaina. Fermo un attimo, fermo il video qui. No, torno indietro per favore, che vi voglio far vedere una cosa importante. No, torni all'altro video, però dall'inizio, e lo fermi subito. No, passi all'altro, chiuda. Ok? No, mi schizzo le piante, no, chiuda.
questa dimostrazione di sostanza, il 6. 6, quanto ho dito io? 06. Ok, ferma l'immagine. Allora, guardate, questa bottiglia che voi vedete, queste sono delle foglie triturate. Allora, in Perù vengono utilizzate dei bambini di 6, 7, 8, 10 anni che con una grattugia tipo quella per grattugiare noce moscato si grattugiano le foglie e poi si fa questa pompa. Mentre in Colombia abbiamo i decespugliatori, quelli che i vostri padri, i vostri nonni utilizzano per pulire la terra, le piante attorno agli alberi, si frulla e si fa questa pasta. Voi vedete che questa è più scura e questa è più chiara. Perché è più chiara? Sapete cos'è questa sostanza bianca? Cemento. Cemento da costruzione. Quindi la prima sostanza che qualcuno di voi, di quelli che usano cocaina, ingeriscono, la prima sostanza che ingeriscono è cemento da costruzione. Quindi cominciate a pensare, ora io vi elencherò 10 tipi di sostanze chimiche, di precursori chimici che entrano nell'organismo. Guardate, andate avanti. Quindi cominciate a pensare, chili di cemento in quell'impasto. Perché il cemento? Perché quando l'impasto è molle, bisogna indurirlo, si mette cemento. Come le mamme quando facevano il pane, l'impasto era molle e allora si metteva farina asciutta. La stessa cosa, stessa procedura. Queste che voi vedete sono delle bocce, in ogni boccia c'è un precursore chimico. In questo, quindi in questo impasto poi va a finire in quel bidone che voi avete visto di colore blu. Lì dentro, per macerare le foglie, si mette cherosene. Quando il cherosene, quando non c'è nella foresta amazzonica il cherosene, sapete cosa si fa? Ci sono gli allevamenti di maiale, si raccoglie l'urina del maiale e quell'impasto, quella bottiglia di foglie viene fatta macerare nell'urina del maiale. D'accordo? Tenete a mente queste cose. Andiamo avanti. Ogni boccia c'è un precursore chimico. Ad esempio, un'altra delle sostanze che entra nel processo di trasformazione della cocaina, sapete qual è? L'acetone, quello che voi usate per togliervi lo smalto delle unghie e per farvi un nuovo colore. Quindi voi rendetevi conto, l'acetone quanto è forte a togliere lo smalto, a togliere la vernice. L'acetone poi entra nel processo di trasformazione della cocaina. Andiamo avanti, andiamo all'altro video. Passi, ecco, queste le foglie, queste il decespugliatore, le foglie, poi la bottiglia con il cemento, questo è il cemento. Passi all'altro per favore, che voglio far vedere l'ultima fase dell'estrazione della cocaina. Dopo tutte queste precursori, si vede ammoniaco, guarato, acido solfurico, tutte sostanze che entrano nell'organismo attraverso l'inalazione della cocaina. Allora lui adesso sta facendo, cioè oltre a descrivere le bocce, descrive poi la parte finale, cioè quando si usa l'ultima sostanza che viene usata è l'etere. L'etere che è uno sbiancante. In natura la cocaina è di colore beige, come questa mia giacca. Nella realtà quelli che di voi la comprano la trovano di colore bianco. La trovo di colore bianco, soda caustica, vedete? La trovo di colore bianco perché viene trattata in modo tale da essere più accattivante. Il colore bianco fa meno paura, cioè anzi uno si avvicina, è una cosa che non fa male, è una cosa bella, il colore bianco. E quindi si usa l'ultimo trattamento, l'ultimo passaggio, è quello dell'etere. Passiamo all'altro video. Altri 7-8 minuti ci spieghiamo, non è problema. Questo è l'ultimo passaggio, vedete? Lui sta mettendo l'etere, poi la filtrerà
in un secchio con una pezza, cioè questo che voi vedete sono delle cose che sono state sequestrate, sono dei laboratori sequestrati nella foresta amazzonica, portati in questa scuola per far vedere agli allievi dell'esercito colombiano, per far vedere agli allievi quello che devono trovare nella foresta amazzonica. Passiamo all'altro. E conforme al microfono. Allora, questa, una volta che viene trattata la cocaina, dobbiamo asciugarla, si deve asciugare. E quindi avete un laboratorio con forni a microonde, quelli per cucinare, servono sostanzialmente ad asciugare questa sostanza, oppure con delle lampadine, qui sono delle lampadine, qui sono dei piatti con della cocaina umida. Si accendono lampadine e si asciugano la cocaina che sono in questi piatti. Naturalmente ci troviamo una foresta amazzonica che c'è un grosso gruppo elettrogeno per immaginare tutti quei forni a microonde accesi. Poi, una volta asciugata questa cocaina con quei piatti, viene pesata su questa bilancia, la bilancia che si usa in cucina, e si fa un chilo, si pesa un chilo. Da qui, questo, vedete qua c'è KTM, la marca di una moto, questa qua e poi c'è questa, la Mitsubishi, una macchina, una stella. A cosa servono questi, terminato, a cosa servono queste sigle, KTM, che c'entra con la cocaina? C'entra perché io sono un venditore di cocaina, lui è un acquirente di cocaina, noi ci accordiamo sul marchio, cioè lui dice io voglio il marchio KTM, così quando arrivano 2000 kg di cocaina in Europa, Porto Gioia Tauro, Amsterdam, Rotterdam, Anversa, se quando apre il pacco la cocaina non ha un principio attivo del 98-99%, lui mi contesta la qualità del prodotto. Quindi quello è un marchio che si concorda di volta in volta quando io vado a vendere la merce, io Boccalero, se io produttore, io rappresentante di un cartello di produttori colombiani, metto quel marchio KTM, quando andiamo avanti. Dopodiché si mette in queste presse, prima di chiudere la pressa si mette quel marchio KTM o Yahoo e si chiude e si forma il panetto, quello che poi avete sempre in telegiornale quando sequestriamo la cocaina. Dopodiché questo panetto viene messo sotto vuoto, come voi mettete il salame, mettete qualcosa che volete conservare più a lungo nel frigorifero oppure nel surgelatore. Allora, messo sotto vuoto, perché poi durante il viaggio ci può essere esigenza di buttare i polsoni a mare e quindi tale da poter essere poi recuperato. Io passiamo avanti, voglio far vedere un altro video di un sottomarino e poi ci fermiamo, perché a raccontarmi tutto il viaggio della cocaina fino alla piazza principale di Diamante ci vuole un po' di tempo. Andiamo all'altro dove c'è il sottomarino. Vi voglio far vedere un sottomarino che abbiamo sequestrato, un sottomarino con dentro 14 tonnellate di cocaina. Ecco, questo è un sottomarino che voi vedete, che questo sottomarino, e qua dentro c'erano 14 tonnellate di cocaina, due persone che lo guidavano, e questo sottomarino cammina, naviga, si muove in acqua 2 metri sott'acqua, e viene utilizzato soprattutto nell'America centrale, dalla Colombia verso il Messico. E quando questi sottomarini devono passare, pensate che sono delle società che fittano dei satelliti per vedere se su quello specchio d'acqua, su quel mare, in quel momento c'è un satellite americano che controlla quel mare. Questo è il capitano, anche lui diciamo addestratore, insegnante di questa scuola. Io mi fermerei qui perché so che alla vostra età è terribile stare 2 ore seduti, però se avete delle domande, delle curiosità, sono qui ad ascoltarvi. Allora, grazie a tutti. Il procuratore è stato molto incisivo.
l'occasione che c'è qui l'onorevole Magorno, no? Ad esempio, io dico sempre ai politici calabresi quando li incontro, quando lo potrei incontrare, ci sono la regione, le province, anche se ora molto meno i comuni, hanno dei soldi a disposizione per quanto riguarda il volontariato, la cultura, la manifestazione, eccetera. Io dico, raccogliete quei soldi in un fondo e fate degli accordi, qui c'è il direttore generale della Calabria, fate degli accordi con le scuole in modo tale da poter fare dopo scuola di pomeriggio, di fare una mensa e dopo scuola di pomeriggio. Questo perché è importante? Perché se voi siete figli, se i vostri genitori sono mafiosi, quando tornate a casa vi nutrirete di quella cultura mafiosa. Se i vostri genitori sono persone che lavorano, voi tornate a casa, non c'è nessuno che vi segua, vi chiudete nella stanza e vi attaccate a internet dove ci sono pedofili, maniche sessuali, dove c'è di tutto. E quindi stare invece a scuola per poter fare recupero su una materia dove avete delle difficoltà, fare dopo scuola nel pomeriggio per leggere un libro, per vedere un film, invitandovi a posare i telefonini in un armadio e ricominciare a parlare in lingua italiana e ricominciare a scrivere in lingua italiana, perché quello che scrivete nei messaggi non è una lingua che non esiste e che non vi aiuta a crescere, a confrontarvi poi da adulti, perché sarete fregati dai figli di quelli che vengono seguiti. Quindi attenzione, sarebbe fondamentale lo scuola a tempo pieno e eviteremmo anche che centinaia se non migliaia di insegnanti calabresi vadano a fare gli emigranti nel nord Italia e poi anche ad essere ingiuriati. Dottore Nicola Gratteri, per l'impegno professionale, sociale e culturale per il contrasto alla